Rifiuto del tennis o comunque una voglia di fare tutt'altro, di divertirsi nella vita, che è stata anche comprensibile. Poi però sono subentrati anche degli infortuni, sono già delle email, poi ne parleremo. Il diritto vincente della Dementieva. Si è contenuta fino a quando ha vinto Roland Garros, poi ha avuto questo grosso calo sul piano mentale perché evidentemente era, però non è stata la prima causa quella. Servizio e diritto. E tiene il servizio a Dementieva, ancora concedendo soltanto un punto. 7-5-1-6-6-3. Certo, anche l'app, ma non è più quella di qualche stagione fa, però vittoria niente male. Tutti gli appassionati di calcio certamente lo conosceranno. E ha detto... Ancora con il diritto, la Dementieva tiene il servizio, sale 4-1 e giocherà contro la Rittner al secondo turno. Annullata la prima palla break, ce ne sono ancora due però, 15-40. Nata in Jugoslavia, molto piccola si è trasferita in Australia e è diventata australiana e ha giocato da sempre per l'Australia. Adesso... Molto bello questo scambio, lo scambio più bello dell'incontro. Risposta vincente della Dementieva, che si procura una quarta palla break. E grande risposta anche della Maioli, anche lei un diritto vincente. Uff, questa fa paura. Gran risposta, davvero molto molto bene. È una delle giocatrici più interessanti che siano uscite quest'anno, una giocatrice sicuramente da prime 10. Poi potrebbe essere una candidata seria anche a titoli importanti nei prossimi anni. Il rovescio lungo linea della Dementieva. È stata brava qui la Maioli, si è salvata bene perché sulla risposta della Dementieva ha dovuto giocare un... E alla fine, nonostante 4 doppi falli in questo gioco e 5 palle break avute della sua avversaria. Ace della Dementieva. 30-15. Ogni tanto avete sentito forse in sottofondo degli applausi. Come in questo momento, questo perché si gioca su due campi, c'è un altro campo su cui si stanno giocando degli incontri di doppio. Con un altro ace, la Dementieva tiene questo turno di battuta a 15, sale 5-2, conferma il break di vantaggio nel primo set. Siamo in diretta con le immagini, di fronte a lei Elena Dementieva. E 0-15. Thank you.
Al volo. Quelli ci pare, qui abbiamo visto uno sprazzo di maioli vecchio stampo. E 15-40, due set point di Dementieva. Questa volta però il rovescio finisce in rete e dunque Elena Dementieva incassa il primo set 6-2. Fare lotta pari con le migliori giocatrici, ma purtroppo neanche con quelle un po' più indietro. Perché davvero... Eccola ancora in progressione, ancora una volta, sempre... Con il diritto, dal centro del campo la Dementieva tiene il servizio. Certo è che poi bisogna costruire intorno i Rosset, bisogna l'Asic, il Bast che c'è adesso, che si è poi allenato da un italiano. E c'è il break. Con l'aiuto della Dementieva, che ha giocato un game davvero modesto, la Maioli si porta avanti per la prima volta, spesso accompagnata da sua mamma, anche il torneo tedesco è presente. Servizio e diritto per la Maioli, 15-0. Sulla riga. Doppio fallo. 30-40. Fuori la risposta. Tiene servizio a Maioli. Dopo aver annullato una palla break, la Dementieva si sta anche un po' innervosendo. Proprio gli ultimi giorni prima dell'inizio della stagione. Comunque dovrebbe essere più o meno tutto come quest'anno, stando ad oggi. Quello che posso dirvi è che il circuito WTA dovrebbe rimanere un'esclusiva, di fuori degli slam ovviamente, di Eurosport. 30-15. Che gran risposta della Maioli. Ottimo rovescio in lungolinea. E c'è il contro break dunque, sull'errore di diritto, il secondo in questo gioco. E 15-0. Caso, sia sul diritto che sul rovescio, gioca frontale, cioè esce, come si dice, come si diceva. La... La risposta vincente ancora della Maioli su una seconda ancora molto tenera della Dementieva, ecco uno degli aspetti del gioco su cui dovrà sicuramente migliorare. Con il diritto ancora la Dementieva tiene il servizio e sale e contro la giocatrice di prestigio, dunque Farina Kunikova, come se la caverà la nostra Silvia. E 0-40 con due risposte vincenti consecutive, una di rovescio, una di diritto. Tre palle break per la Dementieva. Dementieva.
1-0. Dementieva strappa il servizio alla Maioli e sale 5-3, può servire per chiudere l'incontro. Sì, 15-0. 30-0. Beh, con una serie davvero impressionante, gli ultimi 8 punti sono andati tutti dalla parte della Dementieva, 6-2-6-3. Chiude il match dunque la testa di serie numero 4 del tabellone, si confermano tutte le difficoltà di Iva Maioli che chissà se riuscirà a rientrare ad un livello accettabile per un'ex vincitrice di un torneo dello Slam. La Dementieva intanto conferma di essere in un momento di forma davvero eccellente e nei quarti di finale incontrerà la vincente di Raymond Likotsveva, un bel match in prospettiva. Giocatrice forte di questa settimana. Comunque lo sapremo strada facendo nei prossimi giorni. Tanto lei nei quarti c'è già arrivata.